Questo è uno dei momenti felici dell'esperienza del casale, 5 anni di vita insieme per 13 ragazzi che costruivano la loro indipendenza pensando al durante e dopo di noi. Questa stupenda avventura qualche mese fa si è fermata per varie vicissitudini, prima fra tutte la scomparsa del deus ex machina dell'iniziativa, l'indimenticato Matteo Marzano. Quei ragazzi hanno voluto raccontare quei loro momenti di vita insieme alle famiglie. Noi chi siamo? In effetti io rappresento un'associazione, si chiama Insieme Possiamo, che ha appena un anno di vita, poco più. Un'associazione che è nata sempre, ecco, su indicazione del buon Matteo, che ci fece formare questa associazione. Perché l'avevamo formata? Sia per supportare il lavoro che lui stava facendo, sia per avviare un progetto molto ambizioso che è definito con dopo di lui, il cosiddetto dopo di lui. Cioè, cosa vogliamo fare? Vogliamo realizzare una struttura dove poi una comunità, e noi ci speriamo giustamente i nostri ragazzi, possa, ecco, svolgere l'attività che stava svolgendo in questa fattoria. Lavoro dei campi, raccolta e trasformazione dei prodotti, ma soprattutto la voglia di essere indipendenti e la felicità di sentirsi utili, parte di una comunità. Questo è il racconto dei ragazzi. Le loro storie, semplici, toccanti, sono state lo sprone più forte ad un impegno chiesto a chi può dare una mano. Il fatto di non affrontare da soli queste difficoltà è il primo passo per facilitare la possibilità di trovare una soluzione, perché insieme si può, come dice appunto, insieme possiamo. I nostri ragazzi oggi hanno bisogno, quindi di conseguenza la solidarietà vuol dire che dobbiamo metterci in cammino già adesso, sapendo che quello che possiamo oggi ce lo troviamo domani. Non sempre, ecco, ci pensiamo, noi siamo soldi di rimandare le cose ed è questo il grosso problema, quindi mi auguro che incominciamo un attimo a vivere più in profondità il presente. Questa è la risposta del mondo del volontariato, della solidarietà. Quella delle istituzioni, nel caso specifico dell'assessorato alle politiche sociali del Comune di Salerno, arriva con Paola De Roberto. Si sta investendo su progetti personalizzati che utilizzano anche fondi regionali legati al dopo di noi, alla vita indipendente e al co-housing, che consentono di rispondere a bisogni specifici. Naturalmente non è semplice, perché poi dipende dal tipo di disabilità e dal grado di disabilità, però è un lavoro che un'equipe multidisciplinare composta da professionalità con competenze specifiche sta portando avanti all'interno del piano di zona S5.